Che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? In queste giornate di grandi abbuffate si evidenzia un aumento del consumo dei prodotti artigianali natalizi. La crescita registrata nel territorio romagnolo è circa dell'8%. A rivelarlo sono i dati dell'osservatorio Confartigianato Cesenate, che ha delineato l'andamento di un campione di imprese locali. La tendenza è in linea con quella nazionale, stimata per il mese di dicembre in 14,6 miliardi spesi per i prodotti alimentari, oltre 2,6 miliardi in più rispetto alla media mensile. A fare lievitare questi dati sono in particolare i prodotti tutelati dall'Unione Europea. Proprio il bel paese si trova al primo posto con ben 294 prodotti difesi dai marchi IGP, DOP e STG. Un forte contributo arriva anche grazie all'export. I dolci della nostra tradizione risultano tra i più apprezzati sui mercati esteri. In testa alla classifica ci sono ovviamente il classico panettone e Pandoro, seguito dal cioccolato. Dall'estero la maggior richiesta arriva da Francia, Germania, Regno Unito e dagli Stati Uniti, che hanno acquistato il 31% in più dei prodotti rispetto al 2016. La regione con il maggior export è la Lombardia, con un più 11% nel primo semestre del 2017, seguita a ruota dall'Emilia-Romagna, con più 7,2%. Dammi un cucchiaino, fai assaggiare un pochettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questo?